Ah, certo. Felice. È il tuo primo gra- è il tuo primo, primo camper, questo, Luca? Sì. Adesso attualmente mi manca, dopo il camper, mi manca fare una partita di Coppa del Re, dopo ho visto tutto. Ma ti manca il classico? Sì. Vabbè, il classico, quello mi sa che devo sudare, ma dai. Vabbè, comunque sono pronto e come condivido quello che è stato detto prima di me, che si tifa indifferentemente da ciò che succederà, perché non è sicuramente un trofeo vinto, un trofeo perso che mi fa cambiare il mio pensiero e il mio tifo. Quindi sperando di vincere, se va avanti, a tifà. Va bene. Ovviamente con Flavio ci vediamo. A proposito, Luca, ma ci vediamo al congresso? Tu ci sei, no? Penso di sì. Dopo devo parlarne con Alessandro. Col tuo presidente, certo. Alessandro, che... col mio press. Esatto. Col comunque spero press. Prima di aver fatto capire il mio punto di vista. Cioè, senza... non era riferito a nessuno il mio discorso. No. Come ti ho scritto a te, che ho anche amici che reputano, per dire, Neymar scarso, di conseguenza era anche riferito in generale a guardare. Che reputano Neymar scarso? Sì, esatto. Sì, non reputano Neymar magari valere quei milioni lì, perché uno lo vede buttarsi in terra e dice sì, però non è che tanta roba. Eppure... però vabbè, li lascio parlare, perché un amico che è venuto qui a Barcellona, che ha conosciuto anche Max, dopo che ha visto Neymar ha detto cazzo, tanta roba. E se non vedi le partite dal vivo, o se comunque non le guardi con un altro occhio, non riesci a vedere tutte le sfaccettature. Ma Neymar è il primo che mi viene in mente, perché non mi ricordo mi ricordo un Bilbao-Barcellona 2-5 che Neymar fece un partitone. Lo vidi lì a San Mamés. È vero, bravo Flavio, sì. Ma che partita il Barça, ma che il Barça Neymar fece un partitone, me lo ricordo. Impressionò. Però, insomma, dai, su, vedi a chi legge questo, chi dice queste cose, di cominciare un po' a smettere di bere e cominciare con la birra alcolica. Ma guarda Flavio, che anche io bevo, però non le sparo così grosso. No, bisogna comunque cercare di c'è chi può reggere un po' l'alcol e chi non lo regge, ecco. Diciamo che chi non perché può, comunque c'è da dire che l'Estrella qui è buona. Estrella è buona, sì, sì. Quindi l'Estrella è buona. Quindi sì, però per queste persone la Dem Lemon 00 dice di Clara. La gluten. Ma si danzava piace così. Allora, Flavio, sei pronto per la nuova temporada? Io qui sto. Sto cercando, io sono pronto. Sto pure cercando qualcuno che mi affitta l'abbonamento. Figurati. Sarebbe male, che stai quasi tutte le partite al Camp Nou, sai? Lo so. Tanto io in vacanza non ci posso andare ancora. Quindi. Diciamo che dai, stai in una città dove non ti fa rimpiangere le vacanze. No, assolutamente no. Appunto. Assolutamente no. Maxi, qua c'è una intervista a Xavi Hernández, che l'ha fatto di Tactical Room. Sì. E dice Xavi... sul Barcellona, sí. Le mandan, dice, en general, dice, el Barça, dice, se ha adormentado, ha creduto que la nave andaba da sola, dice, no es così. Xavi, ogni volta que parla non dice mai banalità e non dice mai cose sbagliate. Esattamente. Il mio Xavi Hernández, che ho visto giocare da lontano 1999. E dice in questa intervista, dice, è la mia ultima stagione come calciatore, poi diventerò allenatore. Va bene. Allora, con Flavio ovviamente ci vediamo i primi di agosto per l'assemblea e per il congresso e poi per il classico. Gargioni, noi ci vediamo a Barcellona allora. Va benissimo, caro. Basta che non mi chiami Gargioni, perché c'hai ragione. Purtroppo signore. No, è vero, ma no, questa è la colpa è del Leonetti, purtroppo. È il leone che adesso sta a Miami, Gli hanno lasciato uscire la gabbia. Kurt,
Che è? Non ho capito. Stokkur, non so che come si pronuncia. Stokkur, non so che si... Trokkur. Luca, una volta gliel'hai chiesto tu, no? Mi ricordo. Cosa? Gli hai chiesto tu che significava questa cosa, no? Chi è? No, gliel'ho chiesto io. Allora qualcun altro gli ha chiesto, dice, perché se poi abbiamo scoperto che era sì. Che è un grisù, no? Un grisù, sì. Dell'Islanda. Sì, dell'Islanda, che lui è andato a vedere. Se, si chiamava così. No, gli piace della rete chiamarsi in questo modo. Vabbè. Ma Illonetti è Illonetti, è così. Va bene, Petisso, invece a te un forte abbraccio. Dimmi. Vabbè, ho detto solo a titolo di richiamo, ma dimmi tutto. No, niente, noi ci sentiamo in settimana e pronto per inviarti il pacco la settimana prossima. Domani si vado a prendere le polo e le maglie, vediamo un po'. Inoltre l'indirizzo è facile, vesuvio.com. va bene ragazzi, io vi saluto, che domani alle 5 devo aprire la stazione, quindi ammazza, la stazione del caccia, due ore di sonno me ne vado a fare. E un abbraccio a tutte e tre, eh? Ci sentiamo questi giorni, ciao ragazzi, è sempre un piacere, ciao, buonanotte, ciao. Visca Catalogna Liora, ciao. Polinori, hai visto qua questa, andiamo in pausa. Questa intervista a Xavi, l'unico che ce l'ha è il giornale La Nazione dell'Argentina. No, perché l'ha riportata tardi, io l'avevo già letta questa. Sì, vabbè, ma no, te dico, negli altri non le trovo. Andiamo nella pausa, Polinori? Andiamo. Che dici? Sei pronto? Sì, perché in altri già abbiamo superato la mezzanotte. Ecco, vamos a... Per la porta principal entrar als anals de la història. I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa. La porta per parar els gols, em posaré una cuirassa per si d'entre naps i cols vaig m'enduc una carbassa. I una defensa de quatre amb centrals ben contundents, la prudència i la paciència imperant en tot moment. Si les coses van mal dades, penso planta l'autobús. Quatre frases mal comptades i que passin els minuts. Olele, olala, un shawarma amb tu és el millor que hi ha. Olele, olala, sisplau, poco picante, que no puc suportar. Reservo a la banqueta un parell de melodrames, fan a l'esquerra i la dreta, són els típics trencacames. I de quatre caixa o faixa, un accent agironat, donaran joc les... Eccoci que siamo di nuovo in diretta. Siamo qui in diretta. Radio RomaFutura.it, Radio Barça Italia, mi raccomando. E c'è un grandissimo amico. C'è un grandissimo amico, il nostro Joaquin Canals. Ciao Joaquin, come stai? Ciao Joaquin. Buonasera Alberto, buonasera Massimo, come stai tutti due? Tutto bene. Adesso stiamo bene, adesso, ma prima... Bene. Esatto, no, ci discusiamo anche con te, ma insomma lo stiamo dicendo con tutti i nostri ascoltatori per la mezz'ora di ritardo dovuto a un problema tecnico. Abbiamo, come diciamo in Argentina, sudato la gota gorda. Ecco, esattamente. Sì. Poi per fortuna Lorenzo ci ha salvato di nuovo cambiando questo jack del cavo che va al mixer. Vabbè, come l'ha risaldato, come dice in spagnolo? Sì, l'ha risaldato. L'ho risolto, sì. Sì, no, che ha cortato il cable e lo ha risolto. Esatto. Lo ha saldato, sì, no, stava rotto dentro. Ma Lorenzo sta qui apposta, no? Per intervenire quando succede. Come dico io, il super tecnico e il super fonico Lorenzo Lotto. È un grande. Allora Joaquin, capitolo sesto, la decade degli anni 60, 1900... degli anni 60, 1961, 1900... No, 50, 50,
51-60. E allora hai penso che ti sei sbagliato di un capitolo. Oh mio Dio, hai ragione, capitolo, certo. È no. Il capitolo degli anni 50. Hai ragione, perché allora... No, allora cioè, vedi, c'è un problema, perché mi è comparso questo su Barça. Oggi non è il vostro giorno. No, esatto, definitivamente non è. Evidentemente. Aspetta, perché forse no, però bisogna dire a Barça, a David Mulas, che purtroppo è rimasto in alto... E a me mi appare come primo il capitolo sesto. Sesto, sì. No, cerca nel cellulare che il capitolo di oggi è il capitolo settimo. Ah, ok. Degli anni 50, 1951-1960. Ma io adesso sta qui, ci abbiamo il computer. 1951-1960, vabbè, a posto. No, non è per niente a posto, perché non lo trovo io, purtroppo. Non lo trovi. Vabbè, allora vai tu, Joaquin. Dai. Intanto continuiamo la ricerca del tesoro. Sì. Vai, quindi dai. Sostanzialmente è il problema che riguarda quello che è accaduto con Alfredo Di Stefano, no, Joaquin? Certo. Tutto quello... relazionato con l'acquisto di Barsi. Parliamo soltanto di Alfredo Di Stefano, per farlo più corto il capitolo. Esatto. La settimana prossima parleremo del risultati sportivi della decada del 50 e della decada del 40, perché no, la decada del 40 non è successo praticamente nulla. Certo. Parleremo delle due cose insieme, però parliamo soltanto di quello che è successo con Alfredo Di Stefano, perché è lo più importante di quella decada, e penso io più importante delle storie del Barça e più importante delle storie del calcio moderno, perché con l'acquisto di Alfredo Di Stefano, sì, il calcio moderno cambia di protagonista, passa di essere del Football Club Barcelona a essere il Real Madrid. Ma che cosa è accaduto sostanzialmente con questo Di Stefano? Che qualcosa purtroppo è accaduto, no? È successa una cosa: il Barça Di Stefano era un giocatore che apparteneva al Club Atlético River Plate, una squadra di calcio di Buenos Aires, e nel calcio argentino negli anni 50 fu uno sciopero. E dovuto a questo sciopero, Di Stefano e altri giocatori argentini vadono a giocare al Club Millonarios de Bogotá, de Colombia. Il Barcellona era molto interessato nel suo acquisto, e per questo ha deciso di inviare un rappresentante a River Plate e acquistare i suoi diritti per 4 milioni di pesetas dell'epoca, 4 milioni degli anni 50. Invece il Real Madrid ha deciso anche avere i suoi servizi e ha inviato un rappresentante a casa dei milionari di Bogotà. È arrivato un accordo. Il Barça non ha voluto acquistare i diritti dei milionari, che questo fu un gran errore. Questo fu un gran errore di presidente Martí Carretó. Fu un grande errore, che un errore molto paragonabile a quello che è successo in questi nostri giorni con Marco Asensio. Invece il Real Madrid sì che invia un rappresentante a acquistare i diritti del Club Millonarios, e compra i diritti a Millonarios per 1.350.000 pesetas, e si fa con i diritti di Millonarios. È chiaro, il diritto di Millonarios era soltanto per un anno. Questi 1.350.000 euro erano per un solo anno, che era la stagione 53-54. Invece il Barcellona aveva i diritti dal 54 in avanti, dal 54 fino al 55, 56, 57, 58 in avanti. Cosa fa il governo di Spagna? Decide salomonicamente, secondo,
secondo loro salomonicamente, penso che la parola salomonicamente non ci può, non ci